E oggi invece andremo a parlare di Cimbidium e Vanda. Sono altre due specie di orchidee, però se volete posso anche poi parlare un pochino della Phalaenopsis. Se avete qualche domanda poi potete farmela, ovviamente anche su altre specie, Dendrobium, su ciò che volete. Partiamo dalla Vanda. La Vanda è un'orchidea monopodiale, cioè come la Phalaenopsis, cioè ha un unico fusto, come la Phalaenopsis, che cresce in verticale e poi le foglie laterali. Infatti, come la Phalaenopsis, è un'orchidea da serra calda. È un'orchidea appunto che non ha bisogno di substrato per essere coltivata. Ha tutte queste radici che, ahimè, asciugano rapidamente perché comunque non ha substrato, quindi non c'è nulla che vada a trattenere l'umidità, il terriccio, il bark, e quindi va annaffiata spesso, ma annaffiata in estate tutti i giorni, anche più di una volta al giorno. Quando dici temperatura di casa, che intendi? Cioè loro si possono benissimo coltivare in casa, fare Phalaenopsis e Vanda, perché sono orchidee da serra calda. Temperature non al di sotto di 17 gradi. In su? Sì. Cimbidium, il re, secondo me, delle orchidee. A differenza della Vanda, lui è un'orchidea simpodiale, cioè vuol dire che lui si sviluppa con tanti pseudobulbi, che sono loro, che bisogna fare attenzione a non farli raggrinzire, non farli seccare. È un'orchidea da serra fredda lui. Se loro vanno in casa, loro vanno all'esterno. Se avete un terrazzo riparato, un portico, un balcone riparato, cioè dove non arriva pioggia diretta, non arriva vento diretto, non arriva gelo diretto, è perfetto. È un'orchidea che rifiorisce una volta l'anno, perché rifiorisce a partire da adesso fino a inverno, anche nei garden lo troviamo anche fino a marzo comunque. È un'orchidea che rifiorisce quando le temperature si abbassano. Domande? Vai, vai, mi dica, mi dica. Allora, la differenza che c'è tra il substrato, cioè diceva che per rimbalzare quella andava bene con il Sì, corteccio, invece per la per questo è meglio solo corteccia, si chiama bark, cioè solo corteccia. il bark è corteccia, 100% corteccia, lì c'è un po' di terra, quindi non andrebbe bene per loro comunque, perché hanno bisogno di più aerazione, verrebbe troppa umidità, troppa acqua quel tipo di substrato e quindi non lo consiglio, mentre la corteccia 100% Quando corteccia. si deve rinvasare? Sì, la Phalaenopsis si rinvasa sempre dopo, no, non sempre, quando ne ha bisogno, dopo la fioritura. In questo momento potremmo andare a rinvasare, perché non ci sono fiori, perché se noi andiamo a rinvasare, ma anche il cimbidium, noi andiamo a rinvasare quando è in fiore, i fiori il giorno dopo potrebbero cominciare ad appassire, perché andiamo comunque a stressare le radici e l'orchidea ne risente. Quindi il rinvaso anche per tutte le piante in fiore è sempre dopo la fioritura. Si rinvasa per diversi motivi, o quando il substrato, cioè in questo caso il bark, diventa terra, perché con le annaffiature e le concimazioni si deteriora, si sgretola, quindi diventa terra e quindi andiamo a cambiarlo. Quando le radici sono parecchie marce, o le vediamo, oppure notiamo che le foglie sono tutte molli, ricadenti comunque, e quindi andiamo a fare un rinvaso, o quando c'è una presenza massiccia di parassiti, quando c'è muffa, oppure quei funghetti, proprio i funghetti piccolini che si creano perché il substrato è pessimo e va cambiato. Quando rinvasate, vale anche per le cimbidium, il giorno del rinvaso non si annaffia mai, perché le radici devono cicatrizzare, perché molto probabilmente se andrà a tagliare delle radici marce, quei tagli devono cicatrizzare. Nel momento in cui andiamo ad annaffiare lo stesso giorno, quei tagli marciscono e quindi di conseguenza anche il resto della pianta. Tutto qui, ecco, mai annaffiare dopo il rinvaso. Il cimbidium, come la Cattleya, che è un'altra specie di orchidea, dal colore delle foglie va a accorgere se rifiorisce. Se sono così, di questo bel color verde chiaro, rifiorirà. Se sono di un colore molto molto scuro, ma tanto più scuro di questo, tipo questo, non rifiorirà. Quindi è molto importante dargli tanta 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 luce. La concimazione anche è molto importante, cioè la concimazione non serve solo alla fioritura, serve proprio per avere un buon apparato fogliare e radicale. Le lampade, le glow light, sì. Semplicemente Amazon. No, 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 le glow light servono tantissimo. Le glow light sono le lampade che riproducono la luce solare quando in casa non c'è tanta luce, quindi andiamo a integrare con le lampade. No, no, servono e come? E vedi come se le aiuti con le
light come rifioriscono. Lei le usa per esempio? Io mi sparo proprio la luce a cannone, fanno sempre fiori, però gli apri. La luce, vabbè, pure quelli proliferano, anche quelli. Moltiplica tutto. Sì, moltiplichiamo tutto. Grazie a voi.